Bene, quando si eseguono le respirazioni in maniera continuata, dall'inizio alla fine, gli ultimi tre respiri. Ci siamo. Siamo pronti per l'ultima serie di respiri che compongono la Merkaba. La parte più bella, più intensa ed efficace. Composta solo da tre respiri, ma sono i respiri che permettono di accendere l'astronave e di partire per la nuova dimensione. Ricordiamo che la Merkaba è una tecnica di meditazione che permette di elevarci e di passare dalla terza dimensione, quella in cui ci troviamo ora, alla quarta dimensione, che implica un enorme salto evolutivo. Per questa ultima serie dobbiamo cambiare la posizione delle mani. L'uomo deve mettere il dorso della mano sinistra sopra il palmo della mano destra, le dita si fermano alla base della mano destra. Per la donna, è l'opposto, la mano destra sopra la sinistra. Uniamo poi le punte dei pollici, senza esercitare troppa pressione. Immaginiamoci all'interno del tetraedro di base, il triangolo con il vertice superiore deve iniziare dalle nostre ginocchia e terminare un palmo di mano sopra la nostra testa, il triangolo inferiore inizia dalla linea dei capezzoli e termina un palmo di mano sotto i piedi. Sotto i piedi. Con il primo respiro, ripetiamo a mente stessa velocità. Questo fa sì che le due figure geometriche ruotino, uno in senso orario e l'altro in senso opposto, alla stessa velocità inspiriamo ed espiriamo lentamente. Con il secondo respiro, ripetiamo a mente 34-21, in questo modo le due parti della figura aumentano velocità ruotando uno più veloce dell'altro. Completiamo il respiro, e quando iniziamo l'ultimo respiro, ripetiamo 9 decimi la velocità della luce. In questa fase potremmo avvertire la sensazione di essere dentro ad un frullatore. Questo perché abbiamo attivato appieno l'energia della Merkaba, che ora è pronta a dare i suoi risultati. Può accadere che avvertiamo la sensazione di cadere o di essere sparati da qualche parte, non preoccupiamoci, la nostra astronave ci sta già accompagnando nel nostro viaggio. Ora che abbiamo attivato, attraverso l'esecuzione di tutti i respiri, la Merkaba, essa va mantenuta ripetendo la procedura entro 48 ore, almeno per un mesetto. Se ciò non avviene, essa perde di efficacia e bisogna ripartire da capo. Trascorso questo periodo di consolidamento, la Merkaba può essere richiamata mentalmente attraverso la parola stessa Merkaba, e gli effetti sono esattamente quelli ottenuti dall'esecuzione della respirazione completa. Sgomberiamo la mente da ogni pensiero con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, uniamo il pollice con l'indice, senza fare eccessiva pressione, chiudiamo gli occhi e pronunciando a mente le parole tetraedro del sole visualizziamo la parte superiore della figura, che si riempie di luce bianca mentre inspiriamo lentamente. Nell'iniziare l'espirazione, pronunciamo a mente la frase tetraedro della Terra e visualizziamo la parte inferiore della figura riempirsi di luce bianca. Quando siamo al termine dell'espirazione, trattenendo il respiro, immaginiamo di riempire la parte inferiore della figura di colore grigiastro e quando questa è piena, muovendo gli occhi rapidamente dall'alto al basso, di lasciare uscire le impurità. Ripetiamo questa fase per 6 volte, ogni volta variando la posizione delle dita delle mani, che si toccano, vale a dire, pollice indice, pollice medio, pollice anulare, pollice mignolo, poi di nuovo pollice indice, pollice anulare e pollice medio. Alla fine dei 6 respiri, dobbiamo trovarci con il pollice ed il medio, che sono a contatto. Con questa fase, abbiamo completato i primi 6 respiri della Merkaba. La seconda serie di 8 respiri. Si tratta di 8 respiri, che andranno eseguiti in successione ai primi 6 che abbiamo visto nell'intervento precedente. Sono suddivisi in 3 gruppi, il primo dei quali costituito da 4 respiri. Per effettuare questi respiri, dobbiamo prima di tutto cambiare la posizione delle dita delle mani. Precedentemente, avevamo unito il pollice di ogni mano con le altre dita, seguendo la respirazione, passando dalla combinazione pollice indice a pollice medio e così via, fino a completare la serie di 6 respiri. Ora uniremo il pollice, l'indice ed il medio delle mani e rimarremo in questa posizione per tutti i seguenti 8. Per tutti i seguenti 8 respiri. Immaginiamo di visualizzare un canale luminoso lungo la spina dorsale, e nello stesso tempo una sfera all'altezza dello stomaco. Effettuiamo 4 respirazioni consecutive, facendo entrare l'aria dal naso e uscire dalla bocca, ad ogni respiro, la sfera che abbiamo nella pancia si ingrandisce e diventa sempre più luminosa. Nel terminare il 4 respiro, espiriamo con forza, come se dovessimo sputare qualcosa dalla bocca.
Rimanendo con le dita sempre nella posizione sopra descritta, effettuiamo tre respiri consecutivi di rilassamento, seguiti da un respiro con il quale immaginiamo di portare la sfera tuttora presente sulla nostra pancia, all'altezza del cuore. Non è difficile, no? Vi ricordo che imparare la Merkaba in questo modo non significa attivarla, l'attivazione avviene quando si eseguono le respirazioni in maniera continuata, dall'inizio alla fine. Gli ultimi tre respiri. Ci siamo. Siamo pronti per l'ultima serie di respiri che compongono la Merkaba. La parte più bella, più intensa ed efficace. Composta solo da tre respiri, ma sono i respiri che permettono di accendere l'astronave e di partire per la nuova dimensione. Ricordiamo che la Merkaba è una tecnica di meditazione che permette di elevarci e di passare dalla terza dimensione, quella in cui ci troviamo ora, alla quarta dimensione, che implica un enorme salto. Evolutivo. Per questa ultima serie dobbiamo cambiare la posizione delle mani, l'uomo deve mettere il dorso della mano sinistra sopra il palmo della mano destra, le dita si fermano alla base della mano destra. Per la donna, è l'opposto, la mano destra sopra la sinistra. Uniamo poi le punte dei pollici, senza esercitare troppa pressione. Immaginiamoci all'interno del tetraedro di base, il triangolo con il vertice superiore deve iniziare dalle nostre ginocchia e terminare un palmo di mano sopra la nostra testa, il triangolo inferiore inizia dalla linea dei capezzoli e termina un palmo di mano sotto i piedi. Con il primo respiro, ripetiamo a mente stessa velocità, questo fa sì che le due figure geometriche ruotino, uno in senso orario e l'altro in senso opposto, alla stessa velocità inspiriamo ed espiriamo lentamente. Con il secondo respiro, ripetiamo a mente 34-21, in questo modo le due parti della figura aumentano velocità ruotando uno più veloce dell'altro. Completiamo il respiro, e quando iniziamo l'ultimo respiro, ripetiamo 9 decimi la velocità della luce. In questa fase potremo avvertire la sensazione di essere dentro ad un frullatore. Questo perché abbiamo attivato appieno l'energia della Merkaba, che ora è pronta a dare i suoi risultati. Può accadere che avvertiamo la sensazione di cadere o di essere sparati da qualche parte, non preoccupiamoci, la nostra astronave ci sta già accompagnando nel nostro viaggio. Ora che abbiamo attivato, attraverso l'esecuzione di tutti i respiri, la Merkaba, essa va mantenuta ripetendo la procedura entro 48 ore, almeno per un mesetto. Se ciò non avviene, essa perde di efficacia e bisogna ripartire da capo. Trascorso questo periodo di consolidamento, la Merkaba può essere richiamata mentalmente attraverso la parola stessa Merkaba, e gli effetti sono esattamente quelli ottenuti dall'esecuzione della respirazione completa.